Con una grande rimonta, il Monte Silvano conquista la prima vittoria stagionale ai danni dell'Ovidiana, che invece esce dallo Speziale con la seconda sconfitta consecutiva. In un primo tempo giocato sotto la pioggia incessante, e per questo ci scusiamo se le immagini non sono le migliori, le occasioni sono tante. Alla prima vera opportunità della partita, al nono minuto, l'Ovidiana trova il vantaggio con Blanco che di testa gonfia la rete dopo la respinta di Ubertini. La reazione del Monte Silvano arriva subito all'undicesimo con il tiro di Piovani che finisce alto. Al quindicesimo qualche protesta del Montesilvano per un presunto contatto su De Berardinis. Al diciassettesimo il Sulmona sfiora il raddoppio con un grande schema su calcio d'angolo che libera Pelino. La sua conclusione viene deviata e poi termina sulla traversa. Al ventiduesimo la difesa del Montesilvano si fa sorprendere sul lancio lungo e Ruggeri fugge in campo aperto ma in area di rigore scivola. Sul ribaltamento di fronte ci provano prima Centorame e poi Piovani ma i loro tentativi vengono contenuti dalla difesa. Al ventiquattresimo altra imbucata pericolosa del Sulmona. Palombizio a tu per tu con Ubertini lo colpisce. Al 32esimo altre proteste, stavolta più vivaci, per un contatto su Piovani. Al 35esimo Sammaciccia prova a prendersi il Monte Silvano sulle spalle con una grande azione conclusa con un tiro di punta sul quale Puglielli è reattivo e devia sulla traversa. Il portiere ospite si ripete anche sul seguente angolo con De Marchi che per poco non trova il gol direttamente dalla bandierina. Nel secondo tempo i padroni di casa partono forte, sprecano la prima occasione al settimo su palla inattiva con Maloku, ma al nono Sammaciccia trova il pareggio. Su un errore in uscita dell'Ovidiana il capitano del Monte Silvano si crea lo spazio per il tiro e piazza all'angolino dove Puglielli non può arrivare. Al quindicesimo il Sulmona prova a rendersi di nuovo pericoloso con Di Gian Antonio, ma sul suo cross Blanco, provando ad intervenire scivolata, commette fallo. Al ventisettesimo gli uomini di Antignani ribaltano il risultato con un altro piazzato dal limite nello stesso angolino, stavolta da parte di Valerio. L'Ovidiana esce dunque sconfitta e con i tifosi che esprimono la loro delusione. Per il Montesilvano arriva una boccata d'ossigeno dopo un avvio di stagione difficile.